tenemos el compromiso de hacer promoción turística para que haya sevillanos que vengan a Nápoles y napolitanos que vayan a Sevilla. Somos el sur de Europa, somos el sur de nuestros países y el sur también existe. Tenemos que reivindicar las ciudades del sur frente al excesivo protagonismo que tiene el norte en Europa. Y por tanto, dos ciudades mediterráneas, dos ciudades con tanta cultura, con tanta historia, tienen que tener más protagonismo y estoy seguro que con la alianza Nápoles-Sevilla seremos más fuertes. Nella tradizione di Tirso de Molina, Don Giovanni sostiene che Napoli è un luogo così incantevole che si può lasciare solamente per andare a Siviglia. Unite di recente dalla nuova rotta Ryanair, che collega le due città con un volo diretto, Napoli e Siviglia vogliono promuoversi a vicenda, soprattutto per l'aspetto turistico, e lo fanno in modo ufficiale con una dichiarazione di intenti firmata questa mattina nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino tra i rappresentanti delle due città e dalla presenza degli operatori del turismo. Napoli è talmente spagnola nella sua identità storica, quindi è evidente che i legami sono fortissimi, diciamo. E sono due città che puntano molto sul loro immenso patrimonio culturale, sul fatto di essere città che sono state raccontate, che sono state scelte come scenario dai più grandi artisti e letterati di ogni tempo. Un ulteriore esempio di come il rapporto anche diretto tra le città, la loro capacità di sviluppare relazioni, rapporti, aiuti anche l'avvicinamento, il dialogo, il confronto, non perché noi dobbiamo fare, tra virgolette, una diplomazia, questo è compito degli stati, ma costruire relazioni dal basso e appuntamenti tra le città aiuta, credo, anche a migliorare il clima generale.